sensazione tornare in campo da titolare dopo tanto tempo, passato quasi più di 3 mesi, essere decisivo perché sul finale la tua parata ha messo in ghiaccio il risultato. Sì, innanzitutto buonasera. Beh, le emozioni sono tante perché comunque fa sempre piacere essere di nuovo in campo, soprattutto in un periodo in cui la squadra sta soffrendo e farne parte questa sofferenza ti fa soffrire in modo negativo, ma allo stesso tempo ti responsabilizza e cioè, ti senti ancora più felice di dare un contributo alla squadra. Per quanto riguarda le parate decisive, quello dice il campo, cioè non voglio soffermarmi perché c'è la squadra che lotta, che soffre, che mette la pezza. Se sbaglia l'attaccante la mette il centrocampista, se sbaglia il difensore la metto io, quindi non c'è da elogiare solo le mie parate, ecco. No, però tornare con una parata fa Cioè, piacere. no, assolutamente, quello fa piacere, fa piacere. Beh, c'è stata anche una parata difficile nel primo tempo, proprio in avvio, all'ottavo, ti sei ritrovato davanti Sul Rovinelli. Sì, penso sia una parata più o meno simile come situazione dell'ultima, una all'inizio e una alla fine, diciamo, ecco. Reattivo, insomma. Sì, tutte e due. Senti, Francesco, noi già lo sapevamo anche prima, però il Chieti ha 3 portieri molto bravi. Oggi la conferma perché da quando è arrivato Luiso ha parato prima Vitiello, Antignani e adesso ha rimesso a te in porta. Questa è una garanzia per il futuro, insomma, anche per questo fine campionato. Sì, penso che noi portieri facciamo comunque un piccolo gruppetto tra di noi per sostenerci, aiutarci, perché comunque siamo sempre lì un po' sotto il mirino di tutti, perché è un ruolo particolare. Quindi adesso è capitato a me, ho fatto la mia prestazione. Domenica, ovviamente, spero di giocare io come ogni giocatore, però se dovesse scegliere un altro giocatore, Vitiello o Antignani, a me interessa poco perché in questo momento l'importante è che chi va in campo soffra per la squadra e basta. Senti, la stessa domanda che ho fatto a mister Luiso, un pizzico di fortuna anche aiuta, no? Di buona sorte, perché loro hanno tirato parecchie volte in porta, voi una volta riuscendo a capitalizzare il massimo. Sì, quello ci vuole per qualsiasi cosa nella vita, un po' di fortuna. Ce la stiamo creando in settimana perché stiamo lavorando veramente duramente, veramente duro, stiamo soffrendo. Ovviamente con queste vittorie c'è più serenità, però noto che la squadra sta sempre sul pezzo e non vuole abbassare l'asticella, ecco. Adesso non guardate più dietro, ma davanti. Adesso bisogna sempre essere comunque, diciamo, umili, bisogna pensare partita per partita perché bisogna. È un dato di fatto, adesso stanno venendo i primi risultati, quindi bisogna continuare su questa linea, basta.